Difesa infortunati stradali ADISM. Intanto buonasera all'avvocato Gianluca Sposato. Buonasera a voi, grazie per l'invito. Allora, il suo ruolo di avvocato all'interno di questa associazione qual è, quanto è importante e soprattutto questa associazione come nasce, quando? L'associazione nasce con lo scopo di tutelare gli infortunati stradali, ma anche sensibilizzare il legislatore affinché la mortalità sulle strade e gli incidenti subisca una forte riduzione, perché siamo il primo paese in Europa e in Italia purtroppo la prima causa di mortalità sono gli incidenti stradali. Quindi il nostro scopo, ed è anche il motivo per cui abbiamo ottenuto l'apprezzamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri con una proposta di legge, è quella di avere delle leggi che tutelino gli infortunati stradali, ma soprattutto delle strade più sicure, delle strade al passo con quelle delle grandi capitali europee. E quindi nasce questa associazione quando? L'associazione nasce nel 2002, sono quindi circa 15 anni che opera su tutto il territorio nazionale con una vasta serie di iniziative in ambito anche congressuale, di formazione, e con una rete di professionisti, avvocati, medici legali, psicologi, ingegneri cinematici per le ricostruzioni e gli incidenti stradali, che opera su tutto il territorio nazionale. Ecco, quindi l'obiettivo dell'associazione, anche quando è nata, è quello di tutelare gli infortunati, quindi nel momento in cui una persona ha un incidente poi si può rivolgere direttamente a voi dell'associazione, o dopo un po' di tempo, se alcune cose, procedure non vengono fatte in un certo modo? No, noi consigliamo di rivolgersi immediatamente all'associazione. Associazione Difesa Infortunati Stradali, il sito internet www.adism.it. Abbiamo anche un numero a disposizione che risponde alle chiamate degli infortunati, è lo 06 321 7717, ma è importante rivolgersi subito a un professionista qualificato affinché possa essere instaurata correttamente la procedura di risarcimento del danno. E qui ci sono delle novità importanti in ambito legislativo di cui magari potremmo anche parlare. Sì, una cosa che volevo sapere è alcuni obiettivi ottenuti in questi anni, soprattutto alcune statistiche sono state fatte, ad esempio qual è la principale causa di incidenti in Italia adesso, ad oggi? Ah, intanto diciamo che per quello che riguarda le statistiche, purtroppo i numeri non sono dei numeri positivi, perché abbiamo ogni anno circa 200.000 incidenti stradali, di cui 20.000 purtroppo sono incidenti con feriti gravi. La causa è certamente la disattenzione alla guida, l'uso del cellulare, il mancato rispetto delle norme di sicurezza e la violazione del codice della strada, quindi l'alta velocità, la guida contromano, il mancato rispetto dei segnali di stop, e purtroppo devo dire anche l'uso di sostanze stupefacenti e di superalcolici. Quindi diciamo che la fascia notturna è la fascia oraria dove si hanno il maggior numero di incidenti gravi? Esattamente, la fascia notturna a partire dalla mezzanotte fino alle 5, alle 6 di mattina è la fascia oraria nella quale purtroppo c'è il maggior numero di incidenti mortali o di incidenti con feriti gravi. E per questo noi raccomandiamo, anche con una campagna di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, ma soprattutto anche attraverso accordi con altre associazioni che hanno finalità analoghe, ai giovani di prestare molta attenzione alla guida durante le ore notturne. E questo anche perché purtroppo le nostre strade non sono delle strade sicure, non sono delle strade sempre illuminate, sono delle strade che non hanno una manutenzione costante, per cui sono sempre più frequenti incidenti dovuti anche a questo tipo di fenomeni.
Per fare un esempio pratico, per una persona che magari ha avuto un incidente, vi contatta e cosa succede? C'è una consulenza iniziale? Ma l'ADISM è un'associazione che non ha finalità di lucro, quindi mette a disposizione degli infortunati stradali o nei casi più gravi dei loro parenti e dei loro eredi i migliori professionisti su tutto il territorio nazionale, e quindi avvocati con comprovata esperienza nel settore del risarcimento danni in tema di circolazione stradale, medici legali, per una consulenza gratuita, e quindi anticipando, se del caso, anche tutte le spese, perché purtroppo nel momento in cui si passa dall'incidente a l'instaurazione di una domanda di risarcimento danni, i tempi non sempre possono essere brevi e a volte purtroppo bisogna finire anche in giudizio. Noi cerchiamo di evitare questo attraverso una serie di accordi anche con le compagnie assicurative, ma è ovvio che quando le richieste di risarcimento danno sono particolarmente elevate non sempre c'è interesse da parte della compagnia a definire in tempi rapidi, e quindi bisogna rivolgersi all'autorità giudiziaria. E poi immagino anche la persona che ha avuto un incidente o un familiare, insomma, che si trova in questa situazione, quando poi non vede risposta ha bisogno di qualcuno che in qualche modo possa aiutarlo, a consigliarlo, comunque sia, che ci sia sempre, che sia sempre disponibile. A volte quando le procedure sono così lunghe ci può stare un periodo di silenzio anche in un certo modo da parte degli interessati. Intanto diciamo che purtroppo quando si verifica un incidente spesso ci troviamo di fronte a persone che rimangono senza l'autovettura o senza la moto, che rimangono per diverso tempo nella impossibilità di dover lavorare e quindi di dover seguire un iter di riabilitazione. E soltanto una volta che il danno può dirsi in qualche modo stabilizzato è possibile fare una relazione medico-legale di parte, quantificarlo e, secondo quelli che sono i precetti del nostro ordinamento, quantificare in termini economici il tipo di risarcimento. Quindi come associazione ADISM organizzate anche convegni ed eventi dove solamente gli associati possono venire, oppure è aperto al pubblico? No, i convegni che noi organizziamo sono dei convegni di formazione che sono rivolti a tutti, principalmente agli avvocati e ai medici legali. È ovvio che anche persone che sono interessate possono partecipare, pur trattandosi sempre di questioni particolarmente tecniche e di non facile comprensione sempre per chi non è del settore. Quindi se volete saperne di più, vi trovate in questa situazione, oppure semplicemente volete richiedere informazioni all'avvocato Gianluca Sposato, adesso vi lascerò i contatti a partire dal sito web dell'associazione www.adism.it, c'è anche una mail info@adism.it, altrimenti potete poi aggiungere su LinkedIn Gianluca Sposato, lo trovate così. Ci sono altri contatti che vuole lasciare? Il nostro numero, il numero dell'associazione, un numero molto facile da ricordare: 06 32 17 7 17. Tutti 7 7 7 7. Grazie a Gianluca Sposato per essere stato qui con noi, in bocca al lupo insomma per questa importante attività, iniziativa che avete messo su in piedi con questa associazione. C'è qualcosa che vuole aggiungere che magari non è stata detta ma è importante per chiudere l'intervista? Sicuramente un consiglio a tutti di prestare molta attenzione alla guida, rispettare la distanza di sicurezza, non utilizzare il cellulare e soprattutto, qualora purtroppo anche per errore altrui si rimanga vittima di un incidente stradale, di chiamarci senza indugio. Grazie a voi e buona serata.